Bene, dai, Se la facciamo sempre bene, grazie, Adri. Eh. Eccola qui, pronta la cola, con lo piale scaravanti, sono ribattito. Riesce, merda all'aria 3! Buonasera a tutti, vi facciamo vedere un po' la nostra sigla che gasa, che gasa appena rientrati da Lugano, appena rientrati da Lugano, rifacciamo, non abbiamo perso tempo, non abbiamo neanche mangiato niente subito a registrarvi un bel commento dopo questa giornata speciale, questa giornata che è stata piena di cose positive di un'aria caldissima perché quando veramente picchiava il sole non si muoveva una foglia ed era veramente un caldo allucinante sensazioni positive per una squadra direi che si sta approcciando in una maniera migliore e che anche a differenza degli altri anni dove faceva fatica eh, sfiorava vittorie risicate contro avversari in palla che già settimana prossima iniziano il campionato, forse già domenica mi sembra. Comunque una buona prestazione, un Inter che cresce nonostante manchino veramente tanti nazionali che arriveranno domani, Brozovic, Barella, Bastoni, Cialanoglu, Dumfries, De Vrij, insomma una bella schiera dei titolari e da lì... Inizia da domani il vero ritiro, due settimane in cui si rimane ad Appiano, belli carichi e concentrati, non tornano più a casa i giocatori come avveniva in questa prima settimana e si punta adesso la prossima Micchiavole Col Monaco sabato sera a Ferrara. Direi una, una buona prestazione. Anche se non ha segnato Lukaku, adesso inizieranno i soliti tristoni o comunque i rosiconi di altre squadre. Eh? Ve l'avevo detto, senza Conte non rende, Lukaku fa fatica e insomma aspettiamo, aspettiamo le prossime uscite. Comunque l'intesa a memoria... Con Lautaro, penso che sia, l'ha detto anche Inzaghi, la cosa più importante su cui costruire questa Inter. Un Lautaro che però nel frattempo, mentre Big Rom è andato a Londra e ha vissuto un'annata molto brutta, e Lautaro è cresciuto, l'abbiamo visto anche oggi, Lautaro è sempre, sempre più al centro, sempre anche lui più leader e più bomber. Due gol, uno da rapinatore, un altro uh, molto bello. Una buona prestazione assolutamente. E cresce questa intesa. Bene, bene anche Correa. Poi adesso facciamo le nostre solite pagelle. Una bella atmosfera, tutto esaurito, tanti tifosi da, da ogni dove. Ho incrociato qualcuno anche di voi, abbiamo fatto dei salvi. Mi aspettavo di vedervi di più. Di incrociarvi di più poi non lo so forse sono arrivato troppo presto io poi è arrivata la squadra e ci siamo concentrati sul lavoro come giusto che sia direi note positive su tutti aslani bella costruzione bel piede anche se mi era piaciuto di più contro la milanese è chiaro che è diversa la Qualità e la forza degli avversari però molto bene. Non so se è proprio un vice Brozovic. A me sembra un po' più offensivo. Eh, poi adesso facciamo, facciamo le pagelle. Attenzione che mi continuano a ribadire da Torino che la Juve vuole a tutti i costi Bremer. Quindi non si può perdere più tempo. Il fatto anche che il Chelsea sia un passo da lì che potrebbe lasciare il Napoli e potrebbe non andare alla Juve ancora rende più difficile arrivare a Bremer perché diventa secondo me l'obiettivo principale. Credo poco a Gabriel dell'Arsenal. L'obiettivo principale bianco-nero. Quindi bisogna accelerare comunque sia e cercare di trovare un accordo col Torino perché, se no, la Juve vuole fortemente bremer e lo vuole soffiare all'Inter. Non c'è tempo da perdere. Bisogna accelerare. Questione invece: Scriniar non c'era perché è ancora infortunato. Si sta riprendendo dall'infortunio rimediato con la sua nazionale. Qualcuno aveva detto che era con degli intermediari del PSG in hotel, tutte cialtronate, però è chiaro che si scalda anche questa pista, perché il Paris Saint-Germain lo vuole avere entro sabato, prima della partenza per il da... Giappone, per una tournée, da cui sono già stati esentati i giocatori come Icardi, Weinaldum, Draxler, Diallo, solo per fare dei nomi, pensate, insomma, tutti... Sulla lista dei partenti e offerti all'Inter, chiaramente. Ma che non interessano minimamente. Un PSG che cercherà di accelerare? Punto di domanda? Secondo me sì, però non escludiamo nulla. Qualcuno adesso ci critica perché diciamo che il mercato è materia fluida, ma è il mantra che ci copiano adesso anche tutti. Non è un modo per pararsi. È un modo per spiegare quello che succede, perché l'abbiamo visto. Ne succedono sempre di tutti i colori e anche sul fronte di Bala sembrava fatto, poi si è realizzata, materializzata la possibilità di arrivare a Lukaku e l'Intra ha cambiato strategie, ha cambiato obiettivi, ha chiuso subito Lukaku per usufruire del decreto crescita. Adesso vediamo, abbiamo provato un po' a buttarla lì, a Beppe Marotta poco fa ma ha un po' glissato comunque presto sia in entrata che in uscita potrebbero arrivare novità novità importanti state sempre sintonizzati qui con noi sul nostro sito www.marcobarzaghi.com sulle nostre live tutte le sere alle ore 23 su Sport Mediaset naturalmente sul nostro gruppo telegram marco barzaghi inter lo cercate cliccate in basso a destra unisciti. Entrata a far parte della nostra community che continua a crescere e a volare. Andiamo di Pagelle. Direi un Andanovic, a cui vedendo la prima, fa assolutamente bene la concorrenza, è stato strepitoso in due o tre interventi che hanno, eh, diciamo, blindato la sua porta molto, molto bene. Poi nel secondo tempo, Nana, un errore che neanche era suo, eh, però. Chiaramente poteva fare meglio. Ma anche un bellissimo lancio di 60 metri. Quelli, se vi ricordate di cui aveva parlato Samuel Samueletto, caratteristica di Onana che l'ha messa quasi sul piede di Correa, che poi è andato a fare gol. Grande lancio, un'arma in più, un po' come Megnan al Milan. Quindi, 7 ad Andanovic, 6 a Onana. D'Ambrosio, la solita certezza, ha aperto anche le marcature. Un. Oggi ha finito poi anche con la fascia da capitano quindi una soddisfazione in più. Un premio per un giocatore sempre devoto, ai colori nero azzurri, sempre prezioso, e secondo me lo sarà anche quest'anno. Darmian ha giocato nei tre dietro e non ha demeritato. La sua dutilità la conosciamo molto bene. Gli diamo un 6, un 6 e mezzo anche al giovane Fontana Rosa, un po' in difficoltà all'inizio, poi ha fatto le belle chiusure. Si è mosso bene. L'abbiamo anche intervistato a fine partita, molto emozionato, quasi non credeva di, di giocare la prima amichevole della stagione da titolare. Un bel premio anche per lui e non escludiamo niente, se i giovani poi iniziano a gasarsi, a continuare a crescere, ad ascoltare le indicazioni di Inzaghi, possono veramente andare e puntare altissimo. A me è piaciuto molto Agumè, signori miei. A me è piaciuto molto Agumè e parlando anche con mio fratello in tribuna, gli ho detto: Ma secondo me io, più che Gagliardini, me lo tengo stretto a questo giocatore. A me è piaciuto molto. Ditemi cosa ne pensate. Bellanova, l'avevo visto meglio nell'altra uscita, però è un bell'esterno anche per il nome. Aslani, Bellanova 6,5. Agome 6,5. Fontana Rossa 6,5. Aslani 7. Ha guidato bene le operazioni, anche se mi deve convincere come vice Brozovic, sicuramente ha tanta qualità ed è un prospetto pazzesco 2002. Preso anche con quelle cifre lì, secondo me, è un'altra operazione clamorosa di Marotta Ausilio e Vaccino, facciamo i complimenti a tutti, Miki Tarian. Io gli do un 5,5. ,5. Si vedeva che non era in condizione, che reduce dall'infortunio. Forse l'unica nota un po' stonata, ma, ma neanche così tanto, però. Pensavo leggermente meglio. Ho visto proprio anche le difficoltà nella corsa. Non mi è piaciuto questa sera. Gosens deve carburare. Mi sembrava un po' ingolfato. La classica macchina che ha bisogno di, di rompere il fiato, di entrare in condizione. 6 per Gosens. Lukaku 6 e mezzo. Ha fatto dei buoni movimenti. Si è procurato delle punizioni perché non riuscivano a tenerlo, lo potevano solo dis distruggere come un paio di occasioni. L'ha detto anche Ziggler ex andore che abbiamo intervistato a fine partita, quando parte non lo puoi tenere, ha una forza. Ha giocato contro Ibra, Ziggler ha detto ma Lukaku è ancora più forte. Se è in mezzo Lukaku per cui è mancato però il gol, ci ha provato anche su punizione, non proprio una delle sue classiche... Giocate Lautaro Top Migliore in campo 8. Grandissima partita, grandissima presenza, grandissima intesa sia con Lukaku che con Correa. Poi. Lu Lautaro può essere veramente la sua stagione. Ancora più di Lukaku. Secondo me. Il Lautaro 2022-2023. Attenzione, fate molta attenzione. Dionana l'abbiamo già detto. Poi. Silvestro Oti Sottini entrati nel finale senza voto. L'Azzaro non mi è dispiaciuto, ha giocato sia a destra che a sinistra. Secondo me può, può anche essere un'alternativa. Il giovane Carboni, 6,5, non male. Correa molto bene, 7,5. Ha fatto una bella partita. Ha secondo me anche dato un messaggio: Che a chi vuole a tutti i costi di Bala al suo posto, che, che lui c'è, che vuole fare anche una bella stagione poi Zanotti e Casa dei 6, gli diamo di stima a Casa dei, mi piace molto come si muove, anzi Casa dei, facciamo se in mezzo. Mi piace molto come si muove sul campo proprio con un fare da anche da giocatore esperto, tutto di prima cercava sempre la giocata, molto molto bene vietato privarsene, solo corre compra. Salcedo senza voto, ho giocato troppo poco. Direi che ci siamo. Eh, per uno sguardo d'insieme, per una prima pagella della stagione, che non volevo farvi mancare: appuntamento domani mattina con il peccato più famoso di YouTube, e poi chiaramente Sport Media, per rivedere le azioni, le interviste dei protagonisti e eh, le solite nostre live alle ore 23. Il nostro gruppo Telegram per sapere tutto quello che facciamo, avere notifiche e quant'altro. Adesso vi, vi ridò. Per salutarvi la sigla che vi fa così gasare. Buonasera, buonanotte, buongiorno pifferai. La no, teniamo sempre bene, dai. La facciamo sempre bene, grazie adre. Eccola qui, pronta la cola con lo Bialetti della